Wow! Ci sei, Anthony? Beh, io definirei tutto questo micidiale. Micidiale, sì! Una mitragliata, direi, un trivellamento! Sì, molto bello, anche la copertina, è molto bello il fatto che siano gruppi che fanno speed metal, anche se mischiando appunto il black e il thrash, che di solito hanno altre atmosfere, però sono molto veloci, molto diretti, quindi anche godibili. Assolutamente, assolutamente. C'è anche un modo di cantare estremamente solenne. Beh, se vogliamo definirlo così, sì. Se la passo non c'è problema. Sì, sai che io metto sempre un aggettivo in più. Sei molto solenni nel cantare, sembra quasi una sorta di sermone tra il sacro e il satanico. Eh sì, è un mantra. È un mantra, esatto. Vedi che allora c'è la solennità di di un tono religioso, di un rituale, ecco, una cosa antica, un testo antico. Wow. Sì, mette molta impressione. Fa... È una bella definizione questa che hai dato. È vero? È molto suggestivo. Bene, bene, sono contenta. Ogni tanto ne dico una giusta. Allora, benissimo, loro erano i Toxic Death, giusto? Toxic Death from Norway, fantastic band, newcomers, they have, scusate, ormai no, mischio le lingue, dobbiamo rendermi conto, sempre perché ci ascolta molta gente anche dall'estero, quindi ringraziamo veramente l'attenzione. Assolutamente. E stavo dicendo, appunto, un gruppo che non conoscevo, mi è molto piaciuto, e poi è un disco, anche questo è un disco del 2020, quindi recente. Ottimo, excellent, così va bene? Excellent, yeah. Ok. Indeed. Benissimo, allora, brano successivo, numero 2. Brano numero 2, cambiamo genere. Ok. Andiamo nei meandri del epic metal, ovvero quel genere fantastico, molto veramente solenne, come dicevi prima, che si rifà ad atmosfere epiche, appunto. Basta immaginarsi dei film antichi o delle leggende mitologiche. Questo gruppo mi è piaciuto molto perché ha degli album che sono atmosferici. In questo caso andremo ad ascoltare un brano molto diretto, molto rock and roll, però all'ascolto dei loro lavori nel completo ci sono veramente dei passaggi atmosferici fantastici, e sono stati anche definiti come gli eredi o alcuni tra gli eredi dei Manila Road, che è uno dei gruppi epic metal più storici e più amati. Fantastico, bene. Quindi, sono molto curiosa. Sì, qui ci spostiamo dalla Norvegia, andiamo a Pittsburgh in Pennsylvania. Wow. Yeah, è sempre un brano recente del 2019. Mm-hmm. Dall'album The Wizard and the Tower Keep, con il brano Vindicator, ecco a voi i Legendary. We'll be right back.
belli, 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 bellissimi. Sira, che ne pensi di questa voce? A me è piaciuta tantissimo. Molto bella, devo dire, poi è di una carica energetica speciale, devo dire. Non mi viene l'aggettivo in questo caso, però c'è un tocco che rende il tutto molto, molto... come qualcosa che ti attira, come, ecco, come una calamita. Come una calamita che ti trasporta in una dimensione diversa, ecco. Come fosse il passaggio, questo. Un passaggio temporale. Questo quando l'epic metal è bello, è vero, ti fa viaggiare. Infatti consiglio a tutti questo gruppo, perché troverete veramente dei momenti atmosferici per, sì, veramente per viaggiare con la mente. Vero, è bello quando poi è chiaro il messaggio che viene, sai, di musica ce n'è tanta, poi però quando la bravura ormai si vede anche nella capacità di trasmettere quella determinata sensazione e emozione, e quando arriva la comunicazione è fatta attraverso la musica, attraverso il suono, ed è bellissimo quando c'è questa empatia sonora, diciamo così. Sono d'accordo, sono stato molto colpito e sempre voglio proporre brani nuovi, freschi, ma diversi tra di loro. Bello, bellissimo. Senti, noi abbiamo un regalo, eh? Lo so. Qui, signori, oggi abbiamo un gruppo importante in chiusura, sì, un personaggio importante all'ascolto. Posso dire una cosa in tedesco? Dilla, dilla. Allora, ich möchte sagen, vielen Dank an Jan und Paragon für die tolle Musik. Yeah, rock and roll. Ma perché proprio in tedesco? Perché? Perché sempre siamo tornati nella grande città di Amburgo, capitale del rock and roll. Perché oggi abbiamo un brano dei grandissimi, mitici Paragon, gruppo appunto di Amburgo, capitanato dal grande bassista Jan Gunning, esatto, che so è all'ascolto, esatto, dalla Germania. Posso? Certo, devi. Vado, eh. Hi guys and girls, this is Jan Gunning from Paragon, from Hamburg, heavy metal. Thank you for having us in our show. I hope you're all fine, and I hope you get well through these hard times. Cheers, and heavy metal is the law. Bye bye. Ma grazie. Fantastico, noi siamo molto onorati di avere questi contributi personali, perché ti ho detto, gli artisti ce li fa sentire molto più vicini e ci fa sentire anche più forte la loro musica, quindi è una cosa molto bella, grazie. Infatti io ringrazio Jan Gunning e Paragon. I really have to thank Jan and Paragon for the great music, for the great rock and roll, and for his message today in our broadcast radio show. Really, we really appreciate it, Jan. Thank you so much. Greetings from London and Rome to Hamburg Rock City. Bene, bene. Speriamo di poter viaggiare quanto prima e di avere l'occasione anche di ascoltarli dal vivo il più presto possibile. Sarà fatto. E ricordo l'ultima volta che li ho visti dal vivo ero in Danimarca al Metal Magic, festival meraviglioso, e ci siamo rincontrati, ho avuto l'occasione di salutare Jan, e poi un'altra volta nel 2019 a un festival punk metal a San Paoli, ad Amburgo, che si teneva proprio nelle strade della città. Bellissimo. E ci siamo rivisti, bellissimo, fantastico, veramente stupendo. Allora, io vado. Vai. Allora, boys and girls, here we go. From the album Control Demolition, con il brano Mean Machine, ecco i Paragon. Somebody
Anthony, sono fantastici. E quando prima ho usato il termine solenne, questa volta dico autorevole. Bellissimo. È vero, è proprio, c'è un'altezza, un livello di impostazione, di rango, ecco, rango che è altissimo. Hai usato parole giustissime, perché qui parliamo di una band che affonda le sue radici negli anni 80 e non si è mai fermata, e sono veramente, questo è true solid classic German heavy metal. Perfetto. Veramente della miglior fattura, della miglior fattura, esattamente. Che poi sto notando, hanno anche delle copertine meravigliose, sono una più bella dell'altra. Sempre una lunga discografia. Sì, sono tutte bellissime. Le sto dando un'occhiata, sono splendide, sono molto, molto, molto spaventose, bellissime. Bene, Anthony, veramente tre brani splendidi, tre band davvero in gambissima, dalla nuova scoperta al gruppo storico. Vedi che belle carrellate che riusciamo a fare. Ma io ti devo fare una domanda. Ma prego. Ma qual è il tuo idolo musicale? No, non si può dire. No, cioè, lo voglio sapere. Lo voglio dire, ma dice Lucio Battisti. Dipende quando mi alzo la mattina, perché ne ho talmente tanti. Senza dubbio, ma quello più costante. Beh, come cantante, adesso qui sorprenderò qualcuno, perché sicuramente nel metal tantissimi, da John Gallagher dei Raven a Dio, col quale ho avuto l'onore di dividere il palco molti anni fa, e tantissimi, perché c'è talento dovunque, però se proprio me lo chiedi, per me la più grande voce dell'universo è la divina Sarah Vaughan, la grande cantante jazz, per me. Ah, ok, io stavo pensando a un gruppo o qualcosa. Vedi? C'hai stupiti. Non posso negarlo, quando la sento non so cosa dire. Vabbè. È un'emozione troppo, troppo, troppo grande. E poi tantissimi altri nel metal, nel rock, nel blues, nel funky, nel jazz. Certo, certamente. Ovviamente, come dicevo in un'intervista che mi hanno fatto a Londra non molto tempo fa, dicevo, il metal scorre forte nelle mie vene, è la mia matrice, è ciò che mi ha fatto avvicinare alla musica ed è quello che io faccio, ma come musicista ho avuto la fortuna di suonare molte cose differenti e di apprezzare tanti altri generi. Sì, posso capire perfettamente. Anche io spazio, sai bene che non per niente mi chiamo isterica, perché spazio da una cosa all'altra. Ma oggi anche abbiamo sentito una puntata di isterica veramente rock. Sì, oggi tanto. C'erano dei bei pezzi e sono rimasta, devo dire, colpitissima dai Be Curious. Da chi, scusami? Be Curious, si chiamano Be Curious praticamente, però B-I. E devo dire che sono davvero notevoli, cioè della mia scaletta It Makes My Day. All right. Sì, devo dire sì, davvero tosti, infatti mi hanno incuriosito e devo andare a intrufolarmi nelle varie pubblicazioni loro, quello senza dubbio. Allora, sia Anthony, io che tutti gli ascoltatori, veramente ti dobbiamo ringraziare per le novità, per gli input che ci dai ogni volta con la trasmissione. Ma io ringrazio voi di starmi a sentire. 3 ore con me la domenica a pranzo non so, proprio semplici, insomma. È meglio rimanere digiuni e mangiare un po' più tardi, perché sennò la digestione diventa complicata, insomma, di musica. Eppure guarda, la cosa che mi fa tanto piacere è che nonostante l'orario sia proprio quello dell'apice del riposo della settimana, c'è tanta gente che ci ascolta in questo momento e c'è tanta gente a cui piace, insomma, il tipo di musica che passiamo, che condividiamo in queste 3 ore un po' speciali, e quindi sono tanto tanto contenta. Sono contenta di avere la compagnia degli ascoltatori, la tua compagnia, perché sei un arricchimento
notevole nelle mie lacune musicali, e a me piace tanto, insomma, che di poter fare un buon servizio e dare una buona compagnia, fare un buon ascolto, insomma. Quindi guarda, siamo anche tu col mille mie lacune, perché anch'io ne ho, quindi ascoltando le cose che tu metti dall'indie, dal post rock, dal rock and roll, dal punk, mi arricchisce moltissimo. E poi l'orario è buono, perché bisogna colpire quando meno il nemico se l'aspetta, quindi è giusto. Manco la domenica li lasciamo riposare. Ma, esatto. Ma si lavora da casa e non si fa niente, quindi è giusto che la domenica si trasformi in una giornata molto energica, e noi facciamo il nostro meglio per dare tutta l'energia possibile musicalmente parlando. Questo mi sembra doveroso. Allora, Anthony, noi siamo arrivati, la prossima domenica sarà il sesto episodio di Catsman from Hell, e quindi noi andiamo avanti, perché questa mezz'ora che ci dedichiamo ci piace assai, e quindi niente, ci risentiamo la prossima splendida domenica. Alla prossima domenica, stay heavy, stay free, all right, yeah, grazie. Ciao Anthony, ciao. Ciao.